L'Arezzo debutterà in campionato al Città di Arezzo contro il Como. Questo è il verdetto dei sorteggi del campionato di Lega Pro che si sono tenuti nel Teatro Regio di Parma. La società Amaranto, come richiesto, con tutta probabilità giocherà domenica 28 agosto alle 15 per evitare la possibile concomitanza con la giostra straordinaria e notturna dedicata al Giubileo della Misericordia. Nel secondo turno di campionato l'Arezzo andrà di nuovo a Carrara, come accaduto nel primo turno di Team Cup. Si dovrebbe giocare di sabato per evitare anche qui la concomitanza con la giostra di settembre. Alla terza giornata la partita più attesa, il derby al Comunale con la Roburziena, poi Alessandria, tutto cuoio e Lucchese per questo primo scorcio di campionato. Ultima giornata di andata in Sardegna contro l'Olbia. Molte le novità presentate a Parma, tra cui la partnership con Unicef, il cui nome si legherà alla dicitura del campionato che si chiamerà appunto Lega Pro Unicef. Si giocherà nel calendario anche il 26 e il 30 dicembre durante le festività natalizie. I playoff allargati partiranno il 14 maggio. Nel frattempo l'Arezzo riesce, dopo un lungo corteggiamento, a chiudere la trattativa per portare in Amaranto Giuseppe De Feudis. Ha firmato un contratto biennale. Nell'ultima stagione a Lecce, con 15 presenze e un gol, la sua carriera è passata molto da Cesena. 4 stagioni tra il 2006 e il 2010, con 134 presenze e 6 reti, era tornato a Cesena nel biennio 2013-2015 collezionando altre 58 presenze. In carriera ha giocato anche con San Marino, Lucchese, Torino, Padova.